la capacità di far paura agli uomini con l'inferno. E quindi dire, siccome voi cattolici vi siete inventati lo spirito, il potere spirituale che non esiste, vi siete inventati anche che i portatori di potere spirituale hanno un potere superiore al potere politico, quando è vero il contrario. Tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, dimostra che il potere politico, quando è il potere istituito direttamente o indirettamente da Dio, e ricordatevi che secondo Hobbes il suo Leviatano è un potere istituito indirettamente da Dio, è istituito direttamente dagli uomini all'interno di un contesto di Dio. Allora, quando c'è un potere istituito direttamente o indirettamente da Dio, l'unico legislatore è il sovrano legittimo. Non c'è un altro legislatore. Ve lo sognate che il potere spirituale è portatore di una capacità legislativa addirittura superiore a quella civile? In tutta la Bibbia i sacerdoti sono portatori di una capacità magistrale di insegnamento. Vanno in giro a insegnare le sacre scritture. Calma, perché non è finita qui. E il significato delle sacre scritture lo stabilisce il sovrano. Chi volete che sia a stabilire il significato delle scritture, se non colui che ha il sommo potere? Auctoritas non veritas facit legem vale anche per le scritture. Sovrano è colui il quale dà l'interpretazione ultima delle scritture e poi manda i sacerdoti in giro a insegnare quella interpretazione delle scritture. Questo è tradotto in un linguaggio che non vi sbigottisca più che tanto. È vietato come? È vietato pensare che esistono nuclei di sacro in questo mondo, così dentro uno Stato è vietato istituire nuclei di politica. La religione può essere insegnata purché non abbia la pretesa di confliggere con l'insegnamento politico. L'insegnamento politico sono le leggi. Non si può. Altro che libertà religiosa. Non si può fare, adoperare la religione per disobbedire alle leggi civili. Concetto che, consentitemi, è anche il nostro. Non è che oggi in Italia puoi violare il codice penale in nome di una qualche religione. Certo, Hobbes la mette giù, come dire, in modo addirittura brutale, cioè invece di dire non puoi adoperare la religione come strumento politico per disobbedire alle leggi politiche, dice, è il sovrano che decide il significato delle scritture. Ma vuol dire proprio quello. Dato che allora la politica la si faceva a colpi di interpretazione delle scritture, a cui seguivano atti politici, tipo tagliare la testa ai re, allora lui più sbrigativamente diceva: bene, il significato delle scritture è un fatto sovrano, come il significato delle leggi è un fatto sovrano. Ma vuol dire semplicemente la politica non la puoi fare con la religione. Perché l'ho già fatta io sovrano la politica con la religione? Una volta per tutte.